In questa puntata, il sottosegretario alla presidenza non graverà sul bilancio. La via del futuro, 1 milione per una Toscana verde e inclusiva. Parole in cammino, 2023, il Festival delle Lingue. Festival del Giallo a Pistoia. Mostra in omaggio a Franco Bulletti. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge sulle strutture di supporto agli organi di governo che definisce che i costi relativi all'introduzione della nuova figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale e all'ampliamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la nomina di 2 segretari questori non graveranno sul bilancio regionale. Approvata a maggioranza anche la proposta di legge d'iniziativa dei membri dell'ufficio di presidenza che regola i trattamenti economici delle figure del sottosegretario alla presidenza della giunta e dei segretari questori a seguito delle recenti modifiche statutarie. La legge definisce anche le incompatibilità del sottosegretario. È una figura che può risultare importante e molto utile per un migliore e maggiore collegamento tra i lavori del Consiglio e quelli della Giunta. Quindi è una figura che farà lavorare meglio entrambi i contesti e quindi a giovarne saranno i cittadini toscani, perché se l'amministrazione pubblica aumenta la qualità è chiaro che aumenta anche l'efficacia e quindi aumentano anche le risposte che noi vogliamo dare. È bene dire che per quanto riguarda le indennità non c'è nessun aumento perché il sottosegretario sarà un consigliere regionale, ma anche per quanto riguarda l'aumento delle componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio non ci saranno aumenti perché, come si suol dire, il tutto è fatto a iso risorse, vale a dire attraverso la riduzione dell'indennità degli attuali assessori per quanto riguarda il sottosegretario e di quanto riguarda gli attuali componenti dell'ufficio di presidenza per quanto riguarda i 2 segretari questori che entreranno. Per quanto riguarda invece il personale di supporto, noi abbiamo inteso presentare un emendamento che è stato approvato per analogia tra il trattamento di un assessore e quello del sottosegretario per quanto riguarda il personale di supporto. Un assessore ha 5 persone a supporto, 3 interne, quindi che già riscuotono uno stipendio, 2 esterne. Il sottosegretario ne avrà invece una in meno attraverso il nostro emendamento. Avrà 3 persone interne e 1 esterna, e più manterrà il supporto che ha nell'ambito del Consiglio regionale. Siamo stati gli unici ad essere contrari a istituire un 9° assessore, a istituire 2 sottosegretari ed aumentare l'ufficio di presidenza da 5 a 7 persone, 5 cariche politiche che a nostro avviso sono eccessive, su questo abbiamo portato avanti una battaglia politica, in primis io in solitario, anche il mio partito, ma anche poi alla fine anche altri consiglieri, e continuiamo nella nostra coerenza. Siamo ormai arrivati a metà del mandato e riteniamo eccessivo un appesantimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica, di difficoltà del personale dipendente. C'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali, c'è una vertenza molto delicata, tante sono le vertenze anche nel mondo del lavoro, e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere perché a nostro avviso non è opportuna. Si è visto che in 2 anni e mezzo di mandato, come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della Giunta in questa prima metà del mandato, si possa proseguire in quella direzione. Siamo stati coerenti, non abbiamo partecipato al voto perché ritenevamo che questo non fosse opportuno. Noi siamo contrari perché in questo momento, dopo la pandemia, le famiglie sono in crisi, ci sono stati anche dei grossi problemi sul personale distaccato ai gruppi consigliari, insomma, che ancora non è risolto. Andare in questo momento a nominare e a determinare altri stipendi consistenti, soprattutto per appunto le figure istituzionali, ci sembra un tantino fuori luogo. Forse sarebbe meglio aspettare, e soprattutto non si capisce nemmeno come i dipendenti potrebbero essere inquadrati, perché non è ancora risolto nemmeno per quelli che sono già in forze. Per noi è utile, lo era a inizio della legislatura, quando nel 2020
Eugenio Giani annunciò per la prima volta la necessità di istituire questa figura, tante regioni guidate dal centrodestra già la prevedono, per noi è utile una figura ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale. Ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini, che ci sia una figura che faccia da raccordo politico tra la Giunta e il territorio, cioè assolutamente per noi è utile. Siamo favorevoli, abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario, perché in questi 2 anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente, l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio, nelle varie commissioni, nella presentazione di proposte di legge, quando parlavamo di bilancio, di ambiente, di lavoro, di sanità, e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga, ripetendo che è a costo zero, quindi a invarianza di costi per la politica, venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza, che comunque ha anche delle corsie preferenziali, dei rapporti preferenziali con la Giunta, ma soprattutto l'opposizione nel capire, purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito, quali siano le strategie del Presidente e della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve, come per esempio il piano dei rifiuti, il piano dell'aria, il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità, che a noi ci sta molto al cuore. Spesso si parla anche di mancanza di risorse in tema di bilancio. Ecco, noi vorremmo avere una figura all'interno del Consiglio regionale con cui rapportarci quotidianamente per avere una serie di risposte che molto spesso mancano da parte della Giunta. Una Toscana più ecosostenibile, più inclusiva e dove i piccoli cittadini di domani imparano ad amare la lettura. Sono questi i 3 pilastri della Via del Futuro, il nuovo bando lanciato dal Consiglio regionale della Toscana che mette a disposizione dei comuni 1.050.000 euro, risorse importanti che derivano dall'avanzo di amministrazione, ovvero da quanto l'Assemblea legislativa è riuscita a risparmiare tagliando sui costi, e che andranno a finanziare progetti innovativi per la mobilità sostenibile, gli arredi scolastici per studenti con disabilità e la promozione della lettura. Circa 1 milione di euro per un progetto che chiamiamo la Via del Futuro. Via come verde e il sostegno alla mobilità sostenibile, inclusiva, così mettendo a disposizione risorse per arredo urbano, arredo scolastico per studenti con disabilità, è aperta come le pagine di un libro, e quindi risorse che mettiamo a disposizione per la promozione della lettura. Insomma, la Via del Futuro è una strada da costruire insieme a tutti i comuni della nostra regione. Sono particolarmente contento che vi sia ancora attenzione ai ragazzi diversamente abili quest'anno per il mondo della scuola, per gli arredi. E abbiamo ciascuno di noi dato, ecco, collegialmente un contributo importante per far sì, ecco, che vi possa essere un'attenzione verso la Toscana del domani partendo dai giovani. La nostra attenzione continua a essere viva per le amministrazioni comunali. Ciascuna di esse potrà partecipare per un progetto fino, ecco, a un massimo di 15.000 euro di contributo per quel progetto. Bando importante che dimostra quanto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sia aperto a elementi di innovazione, parla al futuro, parla ai giovani, parla all'inclusività, parla a una Toscana verde, a una Toscana che vuole essere innovativa. Lì sta la tematica del rispetto dell'ambiente, con l'innovazione per quanto riguarda i veicoli elettrici, le opportunità per i comuni, per quanto riguarda anche le scuole, l'inclusività, la possibilità di fare degli arredi ovviamente per i ragazzi disabili, ma non solo, incentivi anche alla lettura, quindi una risposta culturale, una risposta di inclusività, una risposta di opportunità, una risposta di futuro. Quindi un Consiglio regionale che dimostra, che mette da parte, diciamo, le bandiere dei singoli partiti e che in maniera unanime riesce a dare delle risposte di innovazione a sostegno di interventi che fanno della Toscana una regione sempre più moderna, innovativa e sempre più una regione d'Europa.
Quarta edizione di Parole in Cammino, il Festival dell'Italiano e delle Lingue d'Italia, nato a Siena nel 2017 e approdato a Firenze nel 2021. Un itinerario sull'italiano fra passato, presente e futuro, senza trascurare il contributo portato alla storia linguistica, sociale e culturale del nostro paese dalle tante altre lingue presenti sul territorio, dialetti, linguaggi giovanili, gerghi tecnologici. Sono tre focus. Il primo, il linguaggio della Costituzione, la necessità, perché per me è tale, ma non solo per me, che l'italiano venga riconosciuto lingua nazionale ufficiale all'interno della Costituzione. E il secondo focus, il linguaggio dei giovani, delle nuove generazioni, più vivo che mai. E questo lo annuncio ora, il 1 aprile sarà la giornata nazionale del linguaggio inclusivo, quindi ogni anno, ogni 1 aprile festeggeremo e inaugureremo questa giornata proprio il 1 aprile, la inclusività dal punto di vista del linguaggio. Il Festival del Giallo torna a Pistoia dal 14 al 17 aprile con la sua 13ª edizione. Tanti appuntamenti, incontri e ospiti, tra questi anche Walter Veltroni. 13 anni importanti di impegno per un territorio. Investire in lettura vuol dire investire in cultura, investire in cultura vuol dire investire in libertà. E dal 14 al 17 di aprile Pistoia sarà la capitale del giallo italiano, un luogo di incontro, di confronto, un modo per avvicinare anche i più giovani. Bella l'iniziativa di lunedì 17 alla lettura e al giallo, e penso che un'istituzione come la nostra debba sostenere progetti come questi. È uno dei festival non solo più longevi ma anche dei più interessanti, che ha sdoganato un genere letterario considerato per molto tempo di serie B e che invece di serie B non è, perché annovera grandissime firme e perché consente in qualche modo di riportare al centro il tema della lettura e della letteratura, che oggi più che mai è un veicolo straordinario di conoscenza e di sviluppo anche di una riflessione critica sul futuro. Quest'anno poi è un'edizione particolare, penso alla giornata sulla legalità con Giancarlo Caselli, penso alla presenza di Walter Veltroni che verrà a presentare il suo ultimo lavoro, quindi un festival che ha saputo nel tempo, grazie alla caparbietà e all'impegno dei volontari, degli ottimi volontari, collocarsi credo su un livello altissimo, su una caratura sicuramente nazionale. Il festival quest'anno dura un giorno in più e si conclude secondo noi con una manifestazione di eccezionale importanza, con tantissimi ragazzi avranno la possibilità di sentire la viva e diretta testimonianza di coloro che da tanti anni dedicano la loro vita alla lotta al crimine per la legalità, in modo particolare Giancarlo Caselli, ma anche Edoardo Marzocchi, che è tenente colonnello della DIA, della direzione distrettuale antimafia, che opera in Toscana e in tutta Italia per contrastare appunto la malavita e la criminalità organizzata. Quindi oltre al piacere della lettura, anche lo spingere i ragazzi e tutti noi a riflettere sul senso della comunità e il senso della legalità dà un valore aggiunto al Festival del Giallo di Pistoia, per il quale dobbiamo ringraziare come sempre gli organizzatori. Quest'anno sulla legalità abbiamo puntato molto per i giovani. Quest'anno sembra che tutta l'Italia della letteratura o della cultura abbia scoperto i giovani. E d'altra parte l'argomento anche per importante per i giovani è quello di fare vedere o leggere quello che avviene. Quindi un po' la legalità serve per fargli capire che cos'è. E dall'altra parte il nostro è un festival letterario, quindi ci interessa anche la parte che racconta dal punto di vista degli autori quella che è la finzione, anche se poi la realtà spesso è peggiore della finzione. Inaugurata allo spazio espositivo Ciampi al Palazzo del Pegaso, la mostra dedicata al pittore fiorentino Franco Bulletti, lo spazio, il tempo, Leonardo. Una mostra dedicata a Franco Bulletti, fiorentino di Firenze, un artista che trova spazio, continua a vivere insieme a noi in un ambiente straordinario, quello del Consiglio regionale. Per questo l'Ufficio di Presidenza, su mia proposta, ha voluto in questo periodo esporre ovviamente le sue opere. Franco Bulletti è stato un grande artista e anche un grande uomo, che non è così automatico, soprattutto negli artisti del nostro secolo e del Novecento. Lui era un uomo
veramente molto intelligente, molto razionale, lo si vede proprio da queste opere dove ha inserito dei piccoli frammenti di fogli da Leonardo da Vinci. C'è un motivo, perché lui era un grandissimo grafico e art director, quindi un uomo molto poliedrico, e quando dipingeva si ricordava di quello che aveva fatto per i manoscritti di Leonardo, che sono stati editi in facsimile anche grazie a lui come art director. Mio padre è mancato già da qualche anno e questa è la prima mostra dopo, quindi la sua morte. Mi piace particolarmente perché ci sono alcuni quadri che non sono mai stati esposti e quindi questa è stata l'occasione importante per poterli esporre.